Pace e bene a tutti. Oggi, 28 agosto, ricordiamo Sant'Agostino. Ascoltiamo. Agostino nacque a Tagaste, in Africa, da famiglia benestante. Il padre, Patrizio, era pagano, ma sua madre, Monica, era un'ardente cristiana. Dopo un'adolescenza turbolenta, verso la fine dell'anno 370 si recò a Cartagine per studiare retorica. Qui si imbatté nei manichei, che, conosciuta la sua ardente passione per lo studio, soleticarono la sua vanità e l'indussero ad abbracciare la loro dottrina. Nauseato però dalle loro insistenze, li abbandonò e si recò a Roma. Da Roma andò a Milano per insegnare eloquenza. Una sera il giovane si sentiva afflitto nello spirito e provava un grande bisogno di spargere lacrime. Si ritirò nel giardino, sotto la chioma di un ombroso fico, e diede libero sfogo al pianto. Sentiva la sua anima coperta di peccato e se ne rammaricava. Ad un certo momento gli parve di sentire nel giardino una voce che diceva: «Prendi e leggi, prendi e leggi». Aprì il libro delle lettere di San Paolo e lesse: «Non nei conviti e nelle ubriachezze, non nelle morbidezze e nelle disonestà si trova la pace». Bastò questo perché, scosso dalla grazia divina, si risolvesse a darsi senza riserva al servizio di Dio. Agostino ricevette il battesimo per mano di Ambrogio, vescovo di Milano, nella Pasqua del 387 e cominciò una vita santa e feconda di apostolato. Ritornato in Africa, ad Ippona, si diede a vita ascetica e qualche tempo dopo fu consacrato prete e poi vescovo. Allora ebbe inizio la sua grande attività contro gli eretici, Ario, Nestorio, Donato, Pelagio, che tentavano di sfaldare la Chiesa con le loro eresie. Ben 232 sono le sue opere dedicate alla teologia e alla lotta contro le eresie. Nell'anno 400 scrisse il De Libero Arbitrio, emanò un'epistola ai cattolici sull'unità della Chiesa contro i donatisti. Contro Pelagio scrisse il Trattato della Natura e della Grazia, nel quale dimostra la necessità della grazia divina per sostenere la volontà indebolita dal peccato originale. A quest'opera si riannoda l'altra, De Gratia et Libero Arbitrio. Non vanno poi dimenticate le opere colossali, La città di Dio e l'altro libro, De Trinitate, contro Ario. Nell'anno 430, mentre i Vandali, invasa l'Africa, assediavano Ippona, Agostino esalò l'ultimo respiro. Era il 28 agosto. Sant'Agostino è uno dei miei santi preferiti, lo ammiro molto per la sua grandissima intelligenza, per la sua libertà, per la sua ricerca sfrenata della verità e per la sua profondità. E oggi a voi propongo un testo tratto dalle sue Confessioni, questa sua opera splendida e molto, molto, molto profonda. Lui dice a Dio, visto che si era convertito un po' più avanti nell'età: «Tardi sia mai. Bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Tu eri dentro di me ed io ero fuori, lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace». Agostino diceva: il nostro cuore è inquieto, Dio, finché non riposa in te, perché ci hai creati per te. E allora questa consapevolezza si radichi nel nostro cuore proprio a intercessione di questo santo speciale, cercando al fine di raggiungere la quiete nel nostro cuore, proprio nella speranza del grande amore di Dio che un giorno sarà tutto nostro. Sant'Agostino prega per noi.